Dicevo che nella vita di un artista, di un essere umano, un giorno si fanno degli incontri meravigliosi, anche se poi possono rivelarsi difficili, complicati. Un giorno nella vita di Miriam Makeba è capitato uno studente non violento, coordinatore del comitato degli studenti non violenti, si chiamava Stokely Carmichael, sarebbe diventato il primo ministro delle famose Black Panther, le Pantere Nere americane, che era un movimento di ribellione degli anni 60 negli Stati Uniti. E per questa ragione a un certo momento Miriam Makeba ha conosciuto nuovamente, ha dovuto abbandonare gli Stati Uniti, quindi conoscere un altro esilio, perché non le facevano più incidere dischi, perché non trovava più ingaggi nei concerti, perché la sua vita in quel momento di artista, in quel paese, era diventata problematica. È così? Quando ho cominciato una sposata con Stokely Carmichael, era già un leader del comitato di coordinamento non violento. Quando questo fidanzamento è stato annunciato, sono stata sottoposta a molte pressioni. Il mio manager mi ha telefonato, mi ha chiamato per dirmi: Miriam, abbiamo dei grossi problemi, siamo nei problemi. Io ho detto: ma che cosa vuol dire? Ebbene, tutti i tuoi concerti sono stati annullati. Beh, io ho risposto: cosa ho a che fare con Stokely? Se alle persone non piace Stokely, io non ho niente a che fare con lui, cioè lui è lui e io sono io canto. Ma è proprio quello che è successo. Sono una persona una persona che sente che quando sta per annegare, ebbene cerca di nuotare con tutta la disperazione, ed è così che io ho fatto le mie valigie e me ne sono andata. I miei concerti in Europa sono continuati e mi sono detta: grazie a Dio, perché alcune persone in Europa non si occupano, non importa molto a loro della mia vita privata, ma piuttosto della mia vita artistica. E quindi questo ha mantenuto la mia carriera viva. Naturalmente non potevo eseguire, non potevo presentare, non potevo cantare negli Stati Uniti. Quindi sono dovuta andarmene, ho continuato però a cantare. Certo, tutti i vari contratti sono stati annullati, per circa 17 anni non ho potuto incidere niente, ma sono venuta in Europa e ho potuto sentire che comunque ero seguita, ero capita. Come Simone e come tanti altri, dovunque andiamo il pubblico è presente, proprio perché vi è la forza di un artista. Hanno cercato di strangolarmi, però la mia capacità in quanto artista, la mia personalità non ha permesso questo, e la mia fermezza ha impedito che mi strangolassero, che mi uccidessero, ed è per questo che sono seduta qui davanti a voi e posso ancora parlarvi e cantare come l'artista Miriam Makeba. Dopo 12-14 anni, il mio matrimonio con Stokely piano piano si è svanito. Non è che ci siamo lasciati per questo, abbiamo avuto altri problemi, abbiamo divorziato, ormai sono molti anni, 12 o più anni, ma siamo ancora molto amici, lo vedo, e parliamo, possiamo chiacchierare, ridere insieme, mangiare insieme. E sono ancora molto grata a tutte quelle persone che non mi hanno giudicato unicamente sulla base della persona con cui andavo a letto, ma semplicemente per quello che io sono e per quello che io rappresento.